sono intercettazioni, per esempio, di Milano che dice penso io con Franco Ordine al giornale per fargli tirare fuori le notizie, e ce ne sono più di una, quindi Franco Ordine sarebbe stato praticamente al servizio di Milano per fuorviare tutte le cose che praticamente gli faceva comodo. Allora io invito in questo momento Franco Ordine a portare questa intercettazione, la prossima trasmissione vengo io e porto la mia. Va bene, io okay. No, quella... Io, ascolta, io quello che ho sentito... Ma non ascolto niente, io ti ho detto, ascolta. Tu porti questa intercettazione e ascolta, io porto allora sentiamo ascolta, la risposta. Ascolta, io l'intercettazione che ho riferito l'ho ascoltata. Ecco, allora portala, per cortesia, e io porto quello su di te. Come porta? L'ho ascoltata, l'hanno ascoltata tutti, non devo portare. Ma no, ma adesso ti apporto la porta del io non ho mai detto calma, un attimo, perché sennò così non riusciamo neanche a capire bene. Io ho citato una intercettazione. Io sono calmissimo, so te che sei fuori pista sempre da parecchio, te l'avevo promesso, no. Che poi le portavo, adesso le faccio pubblicare. Ma tu fai porto tutto quello che vuoi. Così tutti vedono che non c'è le Così capiscono tutti la tutto quello che vuoi. Io ho citato. Stai tranquillo, benissimo. Ma porta tutto quello che vuoi. Io ho citato una intercettazione e non fa una piega, perché c'è un'intercettazione agli atti. Poi Semeani, durante le sue intercettazioni, come con Rodomonti parlando di Cecere, dice delle stupidaggini. Peggio per gli altri, quelle delle conseguenze. Quelle con gli altri sono tutte stupidaggini, le mie sono sempre cose serie. No, scusa, tu agli altri, no. Siccome non c'è questa intercettazione, no. Come io dico, io chiamo la Fiorentina, ma c'è il presidente della federazione Carraro. Ecco, cioè non c'è un salviamo la Fiorentina? Assieme alla Lazio. Allora io ti dico. No, scusa, porto la televisione, io porto le tue. Scusa, tu puoi portare tutto, puoi soltanto dire. Tu puoi portare tutto quanto vuoi. Io riferisco. Allora, e poi ti faccio vedere. Va bene. Se la persona vera te lo mette. Va bene, io mi sono riferito. Ciao, bello. Intercettazione. Un attimo. Io mi sono riferito a un'intercettazione nella quale è un po' troppo agitato. Un po' sicuramente. Appena. Io mi sono riferito all'intercettazione nella quale, ed è documentata, Moggi parlando con quelli della Fiorentina, e cioè con Andrea Della Valle, dice: sì, vabbè, lasciamo perdere tutte le discussioni sulla politica, le elezioni, le cose eccetera, adesso concentriamoci sul salvare la Fiorentina. Io questo ho citato. Poi se lui porta l'intercettazione nella quale Meani dice che lui è peggio per Meani. La leggeremo e poi... Meani dice pure a Rodomonti che ha parlato con Cecere e gli ha fatto avere 7 in pagella a Cecere, ed è risulta agli atti che non ha mai parlato con Cecere. Per cui se dice anche, dai tabulati, certo, che non ha mai parlato con Cecere. Tra l'altro Cecere non conosceva Meani. Ora, però ti dico dire... Franco, la controrisposta sarebbe: allora, come millantava lui, potevo millantare anch'io di poter salvare la Fiorentina. No, allora, se lui ha millantato di poter salvare la Fiorentina, lui dice di aver millantato, va bene, lo dice Moggi, va bene. Poi saranno i giudici ovviamente a tirare le conclusioni.